Oh, sta arrivando Mr. Spalletti. Ragazzi, vi voglio reattivi e competitivi. Il sistema lo conoscete. Avete una marcia in più. L'intelligenza. L'intelligenza artificiale. Dai, facciamogli vedere come fatturiamo. Per un business vincente, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua. Fattura 19 inviata, commercialista collegato, semestre positivo. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Cogli nuove opportunità. Semplificati la vita. One Podcast. È il lavoro che non inizia mai, quello che richiede più tempo per essere terminato. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica. Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica. Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi. Nei prossimi 19 minuti parleremo di come evitare di procrastinare. La rimandita acuta, come mi piace chiamarla, una delle piaghe del nostro tempo e uno dei maggiori motivi per cui le persone non ottengono i risultati che vorrebbero. La frase iniziale questa volta è di John Ronald Tolkien, scrittore britannico nato nel 1892 e conosciuto in tutto il mondo per aver scritto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Fu inventore di mondi e di lingue fantastiche, rifiutò addirittura ai Beatles i diritti della sua trilogia del Signore degli Anelli. Quando i Fab Four si misero in testa di realizzare il film tratto da questa avvincente storia, lui temeva che lo trasformassero in un'opera pop. E a proposito di tempi lunghi e di procrastinazione, l'opera in questione aveva assorbito ben 14 anni della sua vita di scrittore. Wow! Oh, con grandissimi risultati, dobbiamo ammettere, perché stiamo parlando di 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quindi chissà quale sarà stata la sua strategia di motivazione in questi 14 anni. Ah, chi lo sa? Ma ritorniamo sulla procrastinazione. Hai mai notato che chi rimanda lo fa sempre puntualmente? In una cosa almeno è puntuale. Esatto, è un bel paradosso se ci pensi, perché dimostra che anche i procrastinatori seriali sono capaci di fare le cose puntualmente, appunto. Potremmo dire che decidono di fare puntualmente l'attività sbagliata. Bravissima, hai centrato un ottimo punto. Molti pensano che procrastinare sia un'attività inconscia, qualcosa che è più forte di noi, che non può essere controllato. In realtà non è così. Pensaci, dimenticare ad esempio sì che è un'attività inconscia. Dico, caspita, mi sono dimenticato di chiamare Laura. Procrastinare invece è un'attività assolutamente consapevole. Dico, dovrei fare quella cosa. Ah, vabbè, dai, la faccio un'altra volta. Perché questo accade? Allora, ci sono tante motivazioni. Mancanza di motivazione intrinseca. Ecco. Immagina di avere un compito davanti a te che però non ti entusiasma proprio per niente. Potrebbe essere, che ne so, la tesi di laurea, una parte burocratica del tuo lavoro, prenotare l'appuntamento dal dentista, insomma, qualunque cosa. Quando un compito non è intrinsecamente gratificante o stimolante, oppure mancano l'interesse e la passione, ecco che tendiamo a procrastinare. C'è una soluzione? Certo che c'è una soluzione. Ad esempio, in questo caso è trovare l'aspetto affascinante di ciò che devi fare. Condivido una mia personale strategia. Vuoi che un'attività ti dia passione o motivazione? Metti passione e motivazione in quello che stai facendo. Non è l'attività che ti dà passione o motivazione, è come tu la vivi e la fai. Quindi, fatti domande del tipo: come posso divertirmi ed entusiasmarmi mentre faccio questa cosa? Anche se non è la mia attività preferita, come mi sentirò dopo averla fatta ed essermela tolta? Mancanza di autocontrollo. Già, questo è un altro fattore che contribuisce alla procrastinazione. Molte persone tendono a scegliere le ricompense immediate, come guardare la loro serie TV preferita oppure rilassarsi, piuttosto che investire tempo ed energia nell'inizio di quell'attività importante che devono fare. E questa mancanza di autocontrollo spesso ci fa cadere nella trappola della procrastinazione. Anche qui, qual è la soluzione? Allena l'autocontrollo. Fai un patto con te stesso e di, ad esempio, oggi smarco questa attività, costi quel che costi. Questo mette il controllo nelle tue mani. Utilizza la tecnica della cosiddetta scelta consapevole. Quando senti il bisogno di procrastinare, chiediti se quella scelta ti porterà più vicino ai tuoi obiettivi oppure no e concentrati sull'emozione che ti darà aver raggiunto quei risultati.
Perfezionismo e paura del fallimento. Come diceva mio padre, il fallimento è la nebbia attraverso la quale scorgiamo il trionfo. È molto profonda e non ho idea di cosa significa. No, neanche io. La paura del fallimento è un altro potente motore della procrastinazione. Potremmo temere di non essere in grado di, ad esempio, scrivere il libro perfetto, e questo ci blocca. Entra in gioco la paura di non essere all'altezza delle nostre aspettative o di quelle degli altri, e quindi procrastiniamo. Oppure quando abbiamo paura di non soddisfare i nostri standard, che magari sono elevati. In questo caso potremmo anche qui ritardare l'inizio di un'attività, proprio per evitare di affrontare delle potenziali delusioni. Immagino che ci sia anche qui una soluzione. Questa è interessante perché è accetta l'imperfezione. Comprendi che il progresso e il fare un passo in avanti sono più importanti della perfezione. Hai mai sentito il detto meglio fatto che perfetto? Bello. È un suggerimento meraviglioso in moltissimi casi. E invece di pensare al fallimento come un ostacolo, consideralo come una potenziale lezione in caso capiti. Molte persone hanno paura del fallimento perché invece di avere in testa "ho fallito", pensano "sono un fallito". Ed è importante separare una cosa che accade da noi stessi, dalla nostra identità. Ho fallito, quindi ho fatto più esperienza e sono diventato più intelligente. Anche qui, suggerimento pratico, usa l'approccio, il cosiddetto baby steps, ossia dividi il compito in piccoli passi in modo da non sentirti sopraffatto e prenditi un impegno. Fai subito un primo passo. Scarso senso di urgenza. La percezione del tempo che ci rimane può influenzare il comportamento di procrastinazione. Immagina di avere un compito con una scadenza vaga o lontana. Usando sempre l'esempio della scrittura di un libro, se so che potrebbe richiedere mesi per essere completato, o anni come nel caso di Tolkien di cui parlavi prima, e quindi non sento un senso di urgenza immediato per iniziare, ecco che la procrastinazione può diventare un compagno costante fino a quando la scadenza non si avvicina. E andiamo con la soluzione. Come sempre, creati delle scadenze. Mettitele tu. Se sei una di quelle persone che iniziano a studiare una settimana prima dell'esame dopo aver cazzeggiato per 3 mesi dicendo "dai, vabbè, inizio domani, tanto tempo". Sai quanti ne hai centrati così? Secondo me ne ho presi tanti. Affondati. E poi però queste persone non dormono magari per 4 giorni e vanno avanti a caraffe di caffè. Ecco, mettiti questa pressione all'inizio dei 3 mesi invece che alla fine. Magari, ecco, evitando le caraffe di caffè, così non creiamo altre distruzioni. Allora, datti come scadenza di fare quell'attività in 15 giorni, ad esempio. Così hai già smarcato le attività importanti e sei poi libero di fare altro. E soprattutto hai la mente libera e non sprechi energie emotive preziose. Distrazioni e dipendenza dalla tecnologia. Qui affondiamo gli altri, quelli esatto. Che non erano caduti fino ad ora cadranno adesso. Esatto, siamo in un mondo sempre connesso e le distrazioni sono ovunque. Non conto le volte in cui anche io, in passato, ho iniziato a lavorare su un progetto e ogni 2 minuti controllavo le notifiche sul telefono, guardavo un video su YouTube, navigavo senza meta su internet. È pazzesco. La disponibilità di dispositivi digitali e la facilità con cui si può accedere a intrattenimento online ti distraggono e ovviamente ti spingono a procrastinare invece di concentrarti sul compito. Soluzione che abbiamo già dato in questo caso in una puntata precedente. Sì. Metti il telefono in modalità aereo oppure giralo con lo schermo verso il basso. Togli la suoneria, togli le notifiche e se ti rendi conto che ti manca un po' di disciplina, mettilo nell'altra stanza, così hai meno tentazioni. O perlomeno ti alzi e fai dell'esercizio fisico. Esatto. No, il punto qui è: lavora intensamente per un periodo che decidi tu e solo a quel punto premiati con una breve pausa in cui puoi controllare i social media, i messaggi e tutto il resto. Mancanza di pianificazione e obiettivi chiari. Ecco, senza una pianificazione adeguata e obiettivi chiari, ovviamente è facile procrastinare. Immagina di voler costruire una casa senza un piano delle istruzioni, ok? Come cercare di assemblare un mobile IKEA senza il manuale. Che già con alcuni di noi hanno problemi. Infatti. Gente a caso, non i presenti. Ovviamente, esclusi i presenti. Soluzione? Pianifica. Crea un piano d'azione, stabilisci degli obiettivi chiari, crea un piano dettagliato con passi proprio concreti da seguire. Questo piano sarà proprio la tua mappa per evitare la procrastinazione. E se vuoi strategie per pianificare in modo ottimale i tuoi obiettivi, riascolta la puntata 17 del nostro podcast. Bene. Stress ed emozioni negative. Sì,
Le emozioni giocano un ruolo significativo nella procrastinazione. Ogni tanto capita di sentirsi stressati proprio dalla pressione di voler ottenere un risultato di successo. E questo stress può portarti a cercare delle distrazioni per evitare di affrontare le tue emozioni. Quando sono coinvolte delle emozioni negative, procrastinare diventa proprio un modo per, diciamo così, evitare la realtà. Un po' come dire, se non lo faccio e non ottengo il risultato, ho una scusa plausibile, cioè non mi ci sono messo. Allora, anche qui, soluzione, affronta le emozioni in modo sano. Come abbiamo detto tante volte, prenditi del tempo per fare pratiche come la meditazione, la coerenza cardiaca, l'esercizio fisico, ok? Tutte cose di questo tipo per alleviare lo stress e poter prendere decisioni più efficaci. Io non lo so davvero com'è che ti riduci sempre all'ultimo. Mi fa impazzire questa cosa, divento matto. Abitudini consolidate. La procrastinazione, dopo un po', come tutti i nostri comportamenti, può diventare un'abitudine, una routine dannosa che si è radicata proprio nel nostro comportamento. E le abitudini consolidate possono essere difficili da rompere, ma non impossibili come qualcuno potrebbe pensare. E quindi la soluzione è? Interrompi lo schema, come diciamo in programmazione neurolinguistica. L'obiettivo è quello di cambiare il tuo stato mentale attuale quando senti che stai per procrastinare. Ad esempio, sto studiando e, invece di aprire Facebook o fare cose di questo tipo, mi alzo e faccio un po' di stretching, bevo un bicchiere d'acqua e torno subito sui miei libri. In questo caso può essere molto utile la tecnica del pomodoro che abbiamo imparato in una delle puntate dell'allenamento. Giusto. E che hai sostanzialmente detto qualche minuto fa. Studia per 25-30 minuti, poi fai 5 minuti di break e poi ripeti tutto per 4 volte. Senti, mi spieghi cos'è il pomodoro da cucina? È quello... Ah, il timer! Il timer, sì! Ah, nasce da lì, nasce! Eh sì, i primi timer da cucina avevano la forma del pomodoro. Me lo chiedevo! Ambiente poco stimolante. Eh sì, un ambiente di studio o di lavoro poco stimolante può contribuire alla procrastinazione. Se una persona si trova in un ambiente caotico, disorganizzato o privo di stimoli positivi, potrebbe sentirsi meno incline a iniziare il proprio lavoro. Un ambiente invece ordinato, organizzato e senza distrazioni può aiutare la persona a ridurre la procrastinazione. Dobbiamo trovare anche in questo caso una soluzione. Beh, qui in questo caso è molto semplice. Crea un ambiente stimolante. Personalizza il tuo spazio di lavoro con elementi che ti ispirino, ti aiutino a concentrarti. L'ambiente giusto può rendere il lavoro più piacevole e meno incline alla procrastinazione. E del potere dell'ambiente ne parleremo in una prossima puntata. Facciamolo diventare un'ancora, come diremmo in programmazione neurolinguistica. Associamolo cioè a sensazioni di piacere e di benessere. E infine c'è un fattore molto interessante a livello fisiologico. Oh sì. Dovete sapere che decidere e iniziare un compito sono due attività che assorbono un sacco delle nostre energie mentali e ci stancano di brutto. E ormai dopo due stagioni dell'allenamento lo sappiamo tutti che l'obiettivo numero uno del nostro cervello è quello di risparmiare energia. Perciò le attività che ci costringono a sforzarci non sono proprio ben viste. Esattamente. Perciò cosa fa in questo caso quell'intelligentone del nostro cervello? Usa proprio la procrastinazione, il rimandare, come un meccanismo per ridurre quella sorta di ansia che proviamo quando dobbiamo decidere oppure quando dobbiamo iniziare un nuovo compito. E infatti tendiamo a dare priorità a quelle attività che offrono delle ricompense immediate, che ci sollevano, anche se non sono le più importanti. E lo facciamo perché sappiamo che ci andremo a prendere quella nostra razione di dopamina, l'ormone dell'aspettativa di una ricompensa di cui abbiamo già abbondantemente parlato nelle puntate numero 18 e 19 sulla motivazione. È una caccia al tesoro, praticamente. Esatto. Diamo degli indizi, andate a cercarli. Esatto, esatto. Così riascoltate, esatto. Che fa sempre bene riascoltare. E infatti il vero procrastinatore seriale non è che sta lì a far niente, anzi, fa la qualunque pur di non prendere una decisione o di iniziare un'attività che non gli piace. Ed è proprio il sentirsi occupato che lo aiuta a diminuire quella brutta sensazione, anche se di fatto non sta affrontando il vero problema. E allora c'è un bel esercizio da fare come soluzione. Eh sì. Quando ti viene voglia di fare un'attività diversa da quella che dovresti fare, tipo finire un progetto, studiare quel capitolo, fare quella telefonata scomoda, parlare a quella persona, attenti, non fare nulla. Perciò, o fai quello che devi fare, oppure non fai nulla.
No social network, no video motivazionali su YouTube, no musica, no pulire casa, niente. Non mi sarebbe mai venuto in mente di pulire casa. Ma c'è, no, però c'è persone, ci aspetta, vedi, quell'angolo là è un po' disordine. C'è della polvere sulla cucina. Sì, pazzesca questa roba. Questo perché il fatto di non avere alternative aumenta tantissimo la possibilità di rimetterti a fare quello che dovresti fare. Anche questa è una scelta, però decisamente più furba. Tra la 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 la, che bello è il non far niente. Una piccola curiosità prima di chiudere questa puntata. Oh, mi piacciono le tue curiosità. Oltre alla procrastinazione di cui abbiamo raccontato le varie sfaccettature, esiste un altro fenomeno contrario, chiamato precrastinazione, ovvero la tendenza a portare a termine un compito anche prima del necessario e talvolta con uno sforzo maggiore del necessario. Io già rido perché già mi ci rivedo. E questo comportamento è stato rilevato da un team di studiosi della Pennsylvania State University in uno studio coordinato dal docente di psicologia, il dottor David Rosenbaum. Esatto, e l'esperimento consisteva nel trasportare dei secchi pesanti lungo un percorso, una sorta di corridoio. Uh-huh. Uno dei secchi era posto vicino alla partenza e il secondo più vicino al traguardo. Oh, la maggior parte delle persone ha scelto di prendere quello più vicino alla partenza e di trasportarlo quindi per una distanza più lunga. Me lo vedo già, tipo che pensa, sai, è più vicino, anche se la mente è più distante, sai cosa, lo prendo e mi tolgo subito il problema. Messi poi di fronte queste persone a due secchi pieni da portare a destinazione con la possibilità di portarne solo uno alla volta, oppure insieme, hanno scelto tutti la seconda opzione, cioè prenderne due alla volta faticando il doppio. Esatto, come dei portatori. Esatto. Sudati. E quando agli studenti è stato chiesto come mai avessero scelto il compito più faticoso, questi risposero sistematicamente che il loro desiderio era quello di terminare il lavoro il prima possibile. E una spiegazione, secondo i ricercatori, è proprio che le persone, quando prendono una decisione, preferiscano fare uno sforzo fisico rispetto a uno sforzo mentale. Vedi? Ed eccomi qua. I precrastinatori, nei quali ho già detto mi rispecchio purtroppo in toto, sembrano avere tra le altre anche queste caratteristiche. Sentiamo, quindi ve le sono dico, curiosa. Vedete un po' se ci siete anche voi. Allora, loro preferiscono fare qualcosa di pesante subito pur di toglierselo di mezzo, vedi appunto l'esperimento dei due secchi caricati insieme. Pianificano in anticipo anche eventi che accadranno in un futuro molto lontano, tipo fare le valigie 5 giorni prima della partenza, oppure i regali di Natale o i regali in generale molto prima del necessario, perché dopo mi dimentico, se no poi non lo faccio, eccetera. Io sono ufficialmente un non precrastinatore, te lo dico. E infatti siamo ben assortiti, perché ce n'è uno e uno. Cercano di ridurre il carico mentale per non dimenticare le cose che dovranno fare in futuro. Poi danno il loro contributo nei compiti in comune, ma non delegano mai. Faccio tutto io perché io sono il più bravo, nessuno lo fa bene come me. Ma solo perché pensi che poi magari l'altro se ne dimentichi, ecco, che lo faccio io, perché sennò poi va lì, va a finire male. E non sono impulsivi. Ok, questa è una buona caratteristica. Ok. E posto che un po' di precrastinazione farebbe molto bene ad alcune persone, ok? In realtà non è detto che tutto questo sia un bene, perché a volte, così facendo, dimentichiamo di goderci il presente. Quindi, usa equilibrio, organizzati e poi goditi ogni momento della tua vita, perché è unico e non tornerà più. La puntata in un minuto. La procrastinazione è uno dei motivi principali per cui non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi. Il procrastinare è un'attività assolutamente consapevole, anche se si traveste da attività inconscia, facendoci credere che non siamo noi a decidere. Allenando l'autocontrollo possiamo evitare di cadere nel tranello del posticipare. Anche in questo caso la tecnologia può essere pericolosa. La distrazione va a braccetto con il perdere tempo. Quando dobbiamo portare a termine un progetto, rimaniamo a distanza da congegni elettronici che sono carichi di motivi per distrarci. Persino l'ambiente circostante può giocare un ruolo fondamentale per la realizzazione dei nostri obiettivi. Creiamone uno che ci permetta di ispirarci e concentrarci nello stesso tempo. Occhio a non esagerare nel senso opposto, diventando un precrastinatore. Ricordiamoci di godere del momento presente. Ascoltare gli esercizi di concentrazione dell'allenamento può aiutarci a rafforzare la nostra motivazione. Sono di parte? Un pelo, ma va benissimo così. E questa puntata termina qui, ma ovviamente ti aspettiamo con tante domande, feedback. Scriveteci! Scriveteci sui nostri account di Instagram, Alle Mora e Laura Antonini DJ. Grazie a tutti! Ciao!
L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa, Patrizio Mattei. Montaggio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Oh, sta arrivando Mr. Spalletti. Ragazzi, vi voglio reattivi e competitivi. Il sistema lo conoscete. Avete una marcia in più. L'intelligenza. L'intelligenza artificiale. Dai, facciamogli vedere come fatturiamo. Per un business vincente, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua.